Questo è il video di Blur che regisce lo scontro tra Dudubio e Franchino nello studio del Cerbero qualche tempo fa. Però, qua mi avete mannato pure a quanto pare un video del nostro carissimo Fabio Zeta di quartiere. Questo è il nostro gruppo Telegram, potete entrare con punto esclamativo Telegram. Grazie, Monke Karma, bella Flame. Comunque risponderemo, ragazzi, cercherò di capire, perché io ieri sono uscito con Max e Simone, Livio, c'era pure Veronica, Sergio, e mi pare che ho detto tutti. Andai a fare una passeggiata, mi fanno: ah, ma mo, guarda, mi dispiace, chi dà, tranquillo, pago io. Mi fa Max, perché mo c'è quel problema da querela. E faccio: ma che sta a dire, ma che cazzo stai a dire, che già tutta gente mi ha scritto, t'hanno querelato, chi dà, t'hanno querelato, perché mi stanno a scrivere sta cosa? E invece, infatti, quanto pare, è questa minaccia di una querela, che a quanto pare tutto ciò dovrebbe essere in teoria passabile di denuncia per minacce. Cioè, un'effettiva querela che non so per quale motivo mi sia arrivata. Vi ricordate quel video che faceva troppo ride? T'hanno querelato, eh? Ah, e vabbè, no, sì, l'hanno proprio querelata a lei. Aspetta, come si chiamava? Te lavi le mani, sei un bufo, ovviamente. Dov'è che era qua il Cerbero? Qua. Era qui, che bello. Che bello sentir parlare del Cerbero, ragazzi. Entro in live, lo fai pisciare, stupendo. Santa infame, carissima, come stai, bella? Come sai, finalmente un po' di quote rosa, che sono poche, chissà come mai. Vieni dalla parte lisa, se quella abile. Cosa aspetta l'uno? Facciamolo decidere dalla parte lisa, se quella abile. Prego, prego. No, io dico, esatto. Io ringrazio anche in bocca, fai così. Uno che voluta minaccio cose varie, come molti personaggi di Twitch, ma... Cosa aspetta? So uno che voluta minaccio cose varie, come molti personaggi di Twitch. Ragazzi, Marco Chitano, in realtà... Ho parlato anche nel video lì dietro, mi sembra di aver detto cose sacrosante. Varie, come molti personaggi di Twitch. Ragazzi, Marco Chitano in realtà ha fatto di peggio, ha fatto roba querelabile, infatti l'ho querelato davvero, perché questo è sgravato, pensa di essere sempre alla parte della ragione. Non spiega di che parla, di che sta a parlare. L'ho querelato, lui sgrava... Sembra un po' un'illazione così. Ah, no, in realtà ha fatto di peggio, ha fatto roba querelabile, infatti l'ho querelato davvero. Diffamazione a mezzo stampa, questo fa roba querelabile e l'ho querelato. Cosa? No, perché questo è sgravato, pensa di essere sempre alla parte della ragione. E andare a dire una cosa gravissima, che la mia ragazza non solo ha pianto, poi ha detto, ma che cazzo si permette? L'avessi... Cosa? È andato a dire una cosa gravissima alla mia ragazza. Ma quando mai? Una cosa gravissima è che la mia ragazza non solo ha pianto, poi ha detto, ma che cazzo si permette? L'avessi detto io di sua moglie, a quel punto dovevo pigliare una macchina qualsiasi e andare a trovarlo per fare due chiacchiere a casa sua, ma sono sicuro che dopo scattava la canzone Auto Blu, corro come i miei fra, ma per evitare... Ma che cacchio sta di, comunque mi fa ridere. Quindi intende che se l'avesse detto lui di mia moglie, che mette sempre in mezzo mia moglie a caso, io non ho mai parlato male della Francia, cioè, e messa in mezzo niente, boh. Soprattutto di persona, è andato a dire una cosa gravissima alla Francia, l'ha fatta piangere, e quando mai, uno, seconda cosa, avessi detto qualcosa di grave alla Francia che l'ha fatta piangere, non ha senso che comunque il fidanzato mi possa querelare. Alle brutte mi denuncia lei. Non lo so. Non ho detto nulla, Skull. Parlo troppo, dice. Meglio, sì, mi dovrei stare zitto qua, perché comunque mi ricordo di chi si parlava, però ho detto soltanto facciamolo decidere alla parte lesa se una cosa è querelabile o no. Tu hai sgravato, pensa... Ah, sì, si parlava di quello che mi aveva detto Franchino. Se è querelabile o no, non vi preoccupate. Se vuole querela, poi magari non viene accettata. Comunque, un uomo che aveva detto, un uomo, come ricordo, l'uomo delle pulizie è un'altra cosa, poi subumano. Ma non è vero, ma abbiamo fatto Final Fantasy modificato con la Franza. Fabio Zeta, sono l'unico che non ha avuto nulla a cui ridire di tutte le persone che ci hanno collaborato, tutta la gente dopo, io sinceramente ho fatto Final Fantasy modificato, ci siamo divertiti, fine.
l'ho querelato davvero, perché questo è sgravato, pensa di essere... Io sappia, no, non mi è arrivato mai nulla. Davvero, perché questo è sgravato, pensa di essere sempre alla parte della ragione. E andare a dire una cosa gravissima che la mia ragazza non solo ha pianto, Pedro, ma che cazzo si permette? L'avessi... Sono pianta, ma cazzo si permette? Cioè, ma proprio cose inventate di sana pianta, ma perché? Non riesco a capire il motivo. Ma Franz, ma cosa ti ho detto? Cioè, ma così si potrebbe fare qualunque cosa, cioè, stanno d'accordo questi? Così, cioè, io ho detto, Mollai dice che sì, ma hai detto questo, ah, gli hai detto questo, che vergogna. Ma non è vero, non ho mai detto nulla, ma non so bene a che cosa si riferisce. Ok, che capocchia, ragazzi, chiedo scusa quella volta che comunque ho fatto quella battutaccia. Ma che ho fatto? Non ho fatto nulla, raga. Cioè, nel senso, io sono uno che... magari, che ne so... ho fatto qualche volta delle battute de merda, delle uscite sbagliate, niente di grave, e me ne sono sempre accorto, me ne accorgo, quindi... mai successo che ho detto qualcosa a qualcuno che poi l'ho fatto piangere, io... che sia uomo o donna, soprattutto nelle varie situazioni dove sono beccato con la Franz, che era il compleanno di Anna, no? Di Anna, mi pare. E c'era pure Veronica, insomma, siamo stati là, c'era un sacco di gente. Però siamo pure divertiti. Vabbè, vediamo dove va a parare. Io di sua moglie, a quel punto dovevo pigliare una macchina qualsiasi e andare a trovarlo per fare due chiacchiere a casa sua, ma sono sicuro che dopo scattava la canzone Auto Blu, corro come i miei fra, ma per evitare, naturalmente, uno fa funzionare la legge. Comunque è assurdo come Franchino fosse un tipo normale. Cioè, piuttosto dice, non ha detto nulla su mia moglie, perché sennò poi magari andavamo a menaie e lui chiamava la polizia, era quello il senso di questa frase, non lo so, non l'ho capito. Che si faceva le sue recensioni delle pizze, poi ha iniziato con la collab, con la gente di Twitch, e è finito così. Pip! Ma per carità, no. Bella romana veloce, esatto. Auta bene. Questo si sente innocente, ma ragazzi, fanno delle cose che nemmeno i bulli, raga. Cioè, loro sono bulli super saiyan nascosti. E vedete, ragazzi, come si comportano. Queste persone, ragazzi, vedete, noi possiamo fare dirette sui soliti discorsi. Domani è sabato, ma la prossima settimana, secondo voi, di cosa si parlerà, ragazzi? Di romani che litigano, di streamer che litigano. Veramente succede tutto a Torino, sinceramente. Non mi sembra che a Roma ci siano così tante live dei IRL, di persone che fanno casino. Di gente che ha a che fare. Cioè, a sto punto preferisco Anna Manna. Cioè, innocente, ma si legge imbarazzo dalla sua faccia. Infatti, ma nulla togliere. The Cat, sì, perché questo ha aperto la... questo è un classico. Questo ha sbagliato, Franchino, a dire che è stata un uomo delle pulizie, perché è un'offesa, questo è proprio un leccaculo, ma di basso rango, papà. Hai presente? Ma ha fatto benissimo, ragazzi, cioè, dire uomo delle pulizie, sono peggio delle ma non c'è nulla di male, ragazzi, cioè, Gianna è meglio di tutti noi, in realtà, di tutti e quattro, che devo sentirmi superiore a... l'eroica Gianna, che oggi abbiamo pure buttato tutto la monnezza e ce l'ha trovato su, perché è una situazione vergognosa, e domani viene a pulì. Ho detto a Simo, per favore, tua mamma, buttiamo questi bustoni, che sennò gli devi buttare lei. Una cosa vergognosa. Ha buttato tutto, quindi gli abbiamo un po' facilitato il lavoro. No, so pure bullo. Nel livello dei videogiochi, quando c'è un rango più basso, ecco, lui fa parte della leccata di culo che sai che rimarrà sempre lì in basso, capisci? Gatto Melano, comunque quando sei da... ora ritroverei... vabbè, finiamo. Organo, un DCVD, esatto, a meno del Borta al giorno, non si mai, lo so, la bestemmia is the way, purtroppo. Il Twitch game, yeah. Mamma mia, quante cose prese dallo stereotipo del romano ignorante che deve per forza bestemmiare. Ma raga, ma c'ho dei video di lui, cioè, che dice... poi soprattutto, vabbè, ha detto varie volte il nome mio, ma alla fine non l'ha detto più, ma mi indicava, c'ero io sullo sfondo, insomma, questi. Queste sono tutte cose altamente querelabili e diffamatorie. Ma perché poi, gratuite? Mo ritrova quel video. C'era un video di lui che diceva, Chitano è un grande lavoratore, è un mito.
Lo stimo tantissimo. Faceva ride mo a rivederlo, perché questo era prima, non si è capito. Poi abbastanza generico, però voi ricorderete, l'abbiamo visto, mo farebbe ride. Però sti cazzi. Proprio il cambio completo, non lo so, vabbè. Che Kitano è un grande lavoratore, è bravissimo in quello che fa, un grande tecnico. Poi mo il più grande leccaculo della storia. Vabbè, la sua visione, insomma, secondo me. C'ha tutto il diritto di pensare quello che vuole, te devo dire la verità, non me ne frega un cazzo. Il fatto è quando si mette a dire cazzate, stesso dei bulli, le peggio persone che ci stanno sul web, che okay, White Alpha risponde a Fabio Zeta contro Marco Chitano.